Il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, insieme al presidente uscente di UNICEF Calabria, Francesco Samengo, delegato dal presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF, Giacomo Guerrera, e la coordinatrice del programma Italia UNICEF per bambini migranti e rifugiati, Anna Riatti, hanno siglato a Roma una convenzione avente per oggetto l'attivazione di una collaborazione tra lo stesso garante e l'UNICEF per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento a attività di supporto e monitoraggio per i tutori e volontari per i minori stranieri non accompagnati, rientranti nell'ambito del progetto Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Si tratta, spiega Antonio Marziale, di un ulteriore passo in avanti che la Calabria compie nel procedimento di accoglienza e tutela degli sventurati bambini e adolescenti che approdano nelle nostre coste soli, stremati e senza alcun orientamento. Una Calabria che si distingue a livello nazionale ed europeo, essendo la regione che ha attivato per la prima volta i corsi di formazione per tutori dei minori stranieri non accompagnati dopo l'avvento della legge Zampa, che affida ai garanti il compito, e ciò è stato possibile grazie all'instancabile dinamismo del Comitato regionale UNICEF guidato da Francesco Samengo. L'accoglienza di questi ragazzi richiede conoscenza del fenomeno ed alta specializzazione che il presidente Samengo ha saputo puntigliosamente organizzare e mettere a disposizione del garante non solo in fase di formazione, ma soprattutto di costante aggiornamento e monitoraggio.